Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio. Oggi ho deciso di fare un video un po' particolare, cioè diverso dal solito perché non ne ho mai fatti, ma le innovazioni sono sempre cosa buona. E farò un video sul mio mazzo di Magic. Lo faccio adesso e non prima perché le carte mi sono arrivate, cioè mi sono finite di arrivare ieri, foderine comprese, quindi l'ho voluto fare una volta finito. Allora, comincio con il dire che sono tutte carte originali, non è che faccio il povero e me le stampo con la stampante e metto i pezzi di carta nelle foderine, oppure faccio le proxy altamente illegali. Io gioco legale con i soldi perché ce li ho. E seconda cosa, sono anche tutte in italiano, cioè proprio, quindi non parlerò minimamente in inglese. E niente, passiamo subito a come è composto il mazzo. Sono 60 carte precise, più 15 della panchina, che non so come chiamare in italiano, quindi la chiamerò panchina. Ho deciso di mettere 23 terre basi. Sono tutte 23 paludi. Proprio niente di che, eh. 23 paludi semplici semplici. Tanto il mazzo è monocolore, non vedo perché dovrei giocare altre carte. Terra. Forse sono anche un po' troppe, poi vedremo in seguito. Ora, le carte magia non creatura. 3 lame del fato, che tanto nei mazzi neri ci stanno sempre, distruggi la creatura non nera. Poi ho 2 verdetti di Get, l'avversario sacrifica una creatura e perde un punto vita, e ci sta. Una morsa dell'oscurità, una creatura avversario prende meno 4, meno 4, e vittima della notte che è lama del fato, però va a tipi. Questi gli istantanei tutti, ah no, l'ultimo istantaneo, subire il passato. E anche questa è qualità. Esilia X carte dal cimitero di un avversario. Per ogni carta esiliata in questo modo quel giocatore perde un punto vita e tu guadagni un punto vita. E direi che anche questa è qualità. Poi, incantesimi aura, legame vampirico, che praticamente dà legame vitale. Niente di che. Ideale fallito. La creatura creata prende più 2 più 1. Ah no, prima sacrifica una creatura, questa creatura prende più 2 più 1. E se viene messo in un cimitero dal gioco mi ritorna in mano. Quindi carta che non mi morirà mai. Marchio del vampiro, più 2 legame vitale. E costa 4, una delle poche carte che costano 4 più. Poi l'altra, eccola qua, l'ultimo incantesimo. La maledizione della stretta mortale. Tutte le creature controllate da un giocatore prendono meno 1, meno 1. E questo cade al suolo i mazzi che giocano di pedine. C'è proprio le ara. Poi le stregonerie sono tutore diabolico, scegli una carta dal grimorio e mettetela alla mano. Tranquillo. Risuscitare e riporti in vita una creatura da ogni cimitero. Tranquillissima. E corrompere che infliggi X danno e paga il numero di punti di creatura di un avversario. E guadagni punti vita per i danni inflitti in questo modo. E direi che con corrompere potrebbe essere una buona carta per vincere. Bene, queste sono. Immagino una creatura, più che altro l'ho voluto mettere, gli istantanei sono tutti per uccidere le creature, tranne subire il passato. Gli incantesimi per potenziare la maledizione della stretta e le tre stregonerie per velocizzare un po' il gioco, cioè tutore diabolico riprendi una carta. Se nel caso di una carta importante ti muore la riporti in vita, se l'avversario c'è tipo 6, 7, 8 punti vita, tanto 7, 8 paludi ce le dovreste avere, giocate corrompere. E la finite lì. Ora passiamo alle creature, ovviamente vampiri. Ho 3 abitanti di Vicolo delle Ombre, che è anche abbastanza figa come carta. Un 1-1 che costa 1. Ecco qua le creature, quelle che costano di più costano 4 e sono 2 soli. Cioè, le creature mi sono venute veramente basse in quanto a costi. Praticamente ogni qualvolta un'altra creatura entra nel campo di battaglia, sotto il mio controllo, una creatura bersaglio intimidire. E direi che tre abitanti di Vicolo delle Ombre sono buoni. Poi ho 2 vampiri del trono insanguinato. Prima ne giocavo 4. Un 1-1. Sacrifico una creatura e prende più 2 più 2. Fino alla fine del turno. E ecco la carta da sacrificare. Lo scheletro riassemblato. Prima ne giocavo 3, adesso solo 2. Che al costo di un mana nero e un incolore ritorna nel gioco tappato dal cimitero. Quindi questa carta è nata per morire. E ci gioco molto su questa carta. Quindi ho scritto delle carte chiavi del mazzo.
Nato per uno per potenziare un sacco di carte, la vampira, una carta a cui daremo l'ideale fallito e altre carte a seguire. Poi ho due figlie della notte, un 2-1 con legame vitale, butto via, prima ne giocavo tre, adesso solo due. Poi eccola, l'unica creatura leggendaria che ho nel mazzo, Drana, creatura per ora, Drana liberatrice di Malakir, quella nuova, perché c'è anche un'altra vecchia che ho. Ecco, questa a volare, attacco improvviso. Ogni qualvolta infligge danno da combattimento, mette un segnalino +1/+1 su tutte le altre creature che stanno attaccando. È un combattimento a un giocatore. E questa Drana è molto. Mi può tornare molto utile perché ti fai un sacco di creature grandi con attacco improvviso, prima attacca lei, quindi poi le altre hanno già segnalini 1-1. E può tornare molto utile in situazioni di attacchi massivi contro i propri avversari. Poi una tagliagole Nirkana, che praticamente quando arriva a livello 3 più, con tocco letale, attacco improvviso una 5-4, praticamente non muore mai. Attacco improvviso, attacca prima, tocco letale, uccide come infligge danni e non muore mai. Semplice. Ah, il famosissimo vampiro falco notturno, ne ho solo uno purtroppo. Volare, tocco letale, legame vitale. Non ha bisogno di altre presentazioni, proprio. Carta OP. Due, ne giocavo sì. Due esperte dei flussi sanguigni. Costa 3. È una 1-1 che sacrificando un'altra creatura prende un segnalino +1/+1 stavolta. Un segnalino, quindi è permanente. E l'ho messa appunto perché ha i segnalini permanenti che sono cosa buona. Ne ho 4, qua ne ho messe solo 2. Qua il pipistrello urlante. Una di quelle carte che hanno introdotto con Ascesa Oscura e Innistrad, espansioni che mi sono piaciute un sacco, anche Ritorno di Ava, sempre, puoi farti mazzi veramente belli con quelle espansioni, a parte i mazzi draghi, li trovi ovunque, ti potevi fare un sacco di robe. Ora, la giriamo. Le carte che si girano veramente io le amo. Attenzione a non piegarla. E diventa la vampira furtiva, una 5-5. All'inizio del tuo mantenimento, se sei ferro e pipistrello, paghi 4 se lo fai la trasformi. Nel caso non volessi una vampira. Che, più che altro perché cambia tipo di creatore perché ha volare, la differenza principale è quella. Poi abbiamo un'altra carta che si trasforma. Subito qui. Che è la prescelta di Markov. 2-2. Tappi e tappo un altro vampiro per trasformarla. E diventa la servitrice di Marco. Una 4-4 tranquilla. Senza effetti. E comunque una 4-4 non si butta via. Torniamo con le ultime poche creature che mi restano. Bambina sanguinaria, 2-2 sacrifica un'altra creatura, prende +2/+2 fino alla fine del turno. Patricia Markov, una 3-1 con legame vitale, tranquilla. Ingannatrice oscura, una delle carte più forti del mazzo. Che chi la conosce lo sa perché è tanto forte, praticamente paghi 6, esili una creatura a bersaglio, metti un segnalino +1/+1 e prende tutte le abilità attivate, sì, le abilità attivate della creatura esiliata. Cioè sono quelle tipo paga tot, attiva tot effetto. Che comunque poi perché rimuove le creature, quindi anche le carte indistruttibili se ne vanno, rimuove. Adesso arrivano le tre carte fondamentali di questo mazzo. Non che lo scheletro non sia abbastanza fondamentale, ma queste tre sono i vampiri più OP che secondo me hanno mai fatto. Vampiro seducente, che ce l'ho foil. Praticamente tutte le altre creature vampiro prendono +1/+1, tappa 5 vampiri stappati e questa abilità vale anche lui come quinto vampiro e non ha debolezza ed evocazione perché non c'è il segno tappa. Quindi se giochi lui come quinto vampiro l'abilità l'attivi subito. Controllato, roba OP. Quindi se tappi 5 vampiri stappati, prendi il controllo di una creatura a bersaglio e diventa un vampiro, quindi si prende il suo bonus +1/+1. Questa è una. L'altra, custode della stirpe, altra carta che si trasforma. Ah, già volare un 3-3. Butta via, poi lo tappi, metti sul campo di battaglia una pedina, creatura vampiro 2-2 nera con volare, poi paghi una e trasformi il custode, solo se controlli 5 più vampiri. E diventa una carta veramente OP.
Il signore del lignaggio. Volare, le altre due vampiro prendono +2/+2, tappi e metti in gioco la pedina creatura vampiro, 2/2 nera con volare. Ed è una 5-5. Stacca alte OP. E poi veniamo alla carta che sicuramente quando uno dice mazzo vampiro pensa a questa, oltre che a vampiro falco notturno, che sono le due carte vampiro più famose, penso. Ed è il miticissimo vampiro notturno raro mitico 3-3 che si fa girare con la propria carta rivelata e se nera tutti i vampiri, compreso lui, prendono +2/+1 e hanno volare, ci fai un attacco, vinci. Io penso che quando giochi vampiro notturno giochi per vincere. Bene, e questi erano. Questo era il mazzo principale. Se avete consigli da dare su come sostituire le carte con quelle che vi farò vedere, che sono quasi tutte creature, e due incantesimi, no, una stregoneria, ditemelo pure nei commenti. Vi faccio vedere la panchina. Anima tormentata. Un 1-1 che costa 1 non può bloccare, non può essere bloccata. La cosa che non può essere bloccata mi serve per delle combo, che vedremo dopo. Assassino reale, anche lui famosissimo. Tappa, distrugge una creatura tappata, bersaglio, tranquillo, che può tornare utile, prima lo giocavo queste due, queste più o meno erano tutte carte che avevo nel mazzo, tranne le creature leggendarie che sono alla fine. Vampiro dell'ira sanguinaria, che lui è abbastanza forte quando giocavo un 3-1 con 7 di sangue 1, ovviamente se infliggi danno all'avversario entra in gioco con un segnalino +1/+1, quindi potenzialmente un 4-2 che costa 3 e ci sta. Nobile Falkenrath, altri altri mi va in combo con lo scheletro, se fosse nel mazzo, con volare, e ogni qualvolta lui o un'altra creatura muore, l'avversario perde un punto vita e tu ne guadagni uno. Sgrazia lo scheletro 90 volte a partita, e capite. Esarca Seppellitore, foil, qualità, prima lo giocavo anche lui. Praticamente, più che altro lo uso per il primo effetto di riprendere in mano una carta bersaglio dal cimitero, che va sempre utile. Poi c'è anche il secondo di far scartare una carta dalla mano dell'avversario non a caso, dovete le far vedere. E può tornare utile, anche questo, ma non lo usavo mai questo effetto. Vampiri Gaglietti, che mi piacciono abbastanza, c'hanno l'artwork bello. Devo dire che quando li usavo nel mazzo non mi ci trovavo male, sono un 2-2 che costa 4 con 7 di sangue 2. E legame vitale, quindi potenzialmente una 4-4 con legame vitale è tanta roba. Ora cominciano le creature leggendarie che mi sono fatto mandare. L'altra drana, io questa carta la voglio mettere fortemente nel mazzo. Punto primo perché due bottarelle gliele darei. Punto secondo perché a volare paghi x 2 nere, la creatura avversaria prende meno 0 meno x e drana prende più x più 0 fino alla fine del turno. E poi anche perché è una 4-4 che mi servirebbero le creature un po' più grandi nel mazzo, non si sa mai. Edrana, capo sanguinario, calastria, è una di quelle che vorrei fortemente mettere, ma non so al posto di chi. Poi abbiamo signore sanguinario di Vasgoth, una 3-3 che costa 5 con 7 di sangue 3 volare e tutte le volte lancio magia creatura vampiro hanno 7 di sangue 3, butta via. Cioè, minimo 4-4, roba di qualità. Anowon, Saggio delle rovine, che inizio del mio mantenimento di giocatore segue una creatura non vampiro, che anche lui nei mazzi vampiri si gioca abbastanza. No, il vampiro di Mephidras, questa carta dei mazzi vampiri non l'ho mai vista, però è abbastanza carina. Con volare ogni creatura che controlli è un vampiro e ha ogni qualvolta questa tua infligge danno a una creatura mentre tenendo +1/+1 su questa creatura. E non è proprio cattivissima. Non l'ho vista mai giocare nei mazzi vampiro, a essere onesti. Poi Re di Viva Nirkane è l'altra carta insieme a Drana che vorrei mettere, una delle due, ma non so quale. Sono più propenso per Drana perché Re di Viva Nirkane mi va in combo con un'altra carta insieme all'anima tormentata. Praticamente costa 6, una 4-4, che ogni qualvolta tappo una palude aggiungo un mana nero addizionale, quindi ogni palude mi vale 2. E tappando un mana nero Re di Viva prende +1/+1 fino alla fine del turno. Cioè il turno dopo paghi 6 e 12 di mana, butta via.
Poi la reggenza della necropoli costa 6 una 6-5 con volare, ogni volta che tu infliggi un combattimento a un giocatore metti altrettanti segnali di più uno su di essa. E è qualità, però anche lei non l'ho vista giocare molto nei mazzi vampiro, essere onesti. È abbastanza bellina. Poi abbiamo un incantesimo, una stregoneria che avevo nel mazzo, malattia dell'acquitrino, una creatura prende -1/-1 per ogni palude che controlli, più che altro la uccidi. E un altro resuscitare. E adesso qua ho l'ultima carta che va in combo con l'anima tormentata e la rediviva. E il Bruce la lama vincolante. Che costa 7, equipaggiare 1, la creatura equipaggiata prende +0, +1. E quando la creatura equipaggiata infligge danno, quindi l'anima tormentata non può essere bloccata, il danno lo infligge sicuro, la trasforma e ti diventa sto bellissimo bestione 13-13 con volare, intimidire, travolgere e ogni volta che un giocatore perde una partita si prende 13 segnalini +1/+1. L'ho messo perché l'altro che è troppo figo. Cioè, e poi è un 13-3, vuoi mettere che non si vede, però vi assicuro che è un 13-13, cioè vuoi mettere di dire ho un 13-13 nel mazzo. E adesso è in panchina. Però ho un 13-13. Questo era il mazzo con relativa panchina. Datemi consigli su quale carta la panchina mettere nel mazzo. Perché io Drana ho una voglia matta di metterla, ma non so che carta togliere. Forse potrei anche togliere una palude, perché 23 mi sembrano abbastanza. Ah, fra l'altro ho un mazzo nero con le foderine nere in un portamazzo nero. Perché sono una persona molto allegra. Adesso vi faccio vedere anche il portamazzo, che è nero. Deckbox non fa pubblicità occulta, ma hanno tutti questi portamazzi. La oltre però tanto di cappello. E niente, direi che per il video di oggi possa bastare e arrivederci.